Il tuo cuore al sicuro. Il progetto della Banca di Cambiano per i suoi 130 anni dalla fondazione nel 1884, dopo una prima cerimonia di donazione a Castel Fiorentino, sabato 20 dicembre è approdato a Certaldo e domenica 21 a Poggibonsi. È stato un fine settimana di intenso rapporto con il territorio per la Banca di Cambiano, che con la donazione di questi 100 defibrillatori nelle piazze principali delle località interessate ha rinnovato un legame di stima e fiducia reciproca con le istituzioni e i cittadini. Il defibrillatore portatile può essere utilizzato nella primissima fase della rianimazione anche da personale non sanitario e non medico ed è indispensabile per trattare l'arresto cardiaco improvviso. Ricordiamo che in Italia si registrano più di 65.000 casi all'anno di arresto cardiaco improvviso. Il tempo di intervento è limitato. Dopo 2 minuti dall'arresto cardiaco ci sono ancora l'80% di possibilità di essere salvati. Dopo 8 minuti le possibilità si riducono solo al 20%. Non devono passare più di 5 minuti per evitare danni cerebrali. Questo dispositivo salvavita è in grado di individuare le anomalie nel battito cardiaco e di agire in modo tempestivo sugli infortunati. Grazie ai comandi vocali emessi si è dimostrato efficace nell'iter di pronto intervento ed è divenuto obbligatorio anche per le associazioni sportive e dilettantistiche, andando a colmare gradualmente una lacuna. Questo ora ci avvicina ai paesi più avanzati. Siamo certi che i defibrillatori porteranno benefici a molte strutture scolastiche, sportive e associative, che ne erano finora sprovviste. Essere vicini alle persone, nei diversi momenti della loro vita, è sempre stato nel DNA della nostra banca, ha detto Paolo Regini, presidente della banca, il quale ha sottolineato anche l'importanza della formazione e dell'abilitazione del maggior numero possibile di persone. È questo il lascito, il patrimonio immateriale che abbiamo voluto donare al territorio, oltre a quello materiale dei defibrillatori stessi. Noi in questo modo diamo una mano a strutturare la società civile, le organizzazioni, il suo sistema, come si dice, a partecipare alle attività, in questo caso è un'attività di primo soccorso, ma la filosofia è quella sempre di aiutare le associazioni, le comunità organizzate a dare una mano nella vita quotidiana e quindi rafforzare questo tipo di legami, rafforzare questo tipo di operazioni sono dei motivi per cui la banca lavora e funziona, oltre a fare bene l'azienda, la parte imprenditoriale che le è propria. Per Marcello Montomoli, responsabile del 118 di Siena, queste donazioni aprono una nuova era nella cultura del primo soccorso, poiché coinvolgono nell'emergenza i cittadini ed i familiari dell'infortunato stesso, che in attesa dell'arrivo dell'ambulanza possono con il defibrillatore dare un contributo determinante per la salvezza del proprio congiunto. Volevo dire che si è finalmente concretizzato un ruolo molto attivo dei cittadini nel primo soccorso. Il coinvolgimento del cittadino, come semplice spettatore, ma proprio come artefice del salvataggio, attraverso le manovre semplici come il massaggio cardiaco e con questa iniziativa importantissima, la defibrillazione d'accesso pubblico, è dal mio punto di vista di professionista storico, perché va a colmare un buco, diciamo così, della rete assistenziale veramente importante. Hanno consegnato i defibrillatori e gli attestati a Certaldo il vice direttore generale della Banca di Cambiano, Giuliano Simoncini, e a Poggibonsi il capo area Michele Gori. Entrambi hanno sottolineato quanto il rapporto tra banca e territorio sia forte e si sia consolidato negli anni. 31 anni per Certaldo e 18 per Poggibonsi.